E qui abbiamo giusto appunto Gohan. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Lasciate i commenti, iscrivetevi, lasciate un pollice in su e aprite la campanella delle notifiche, cliccate sulla campanella delle notifiche e iscrivetevi al mio canale YouTube. Allora, salve a tutti e cominciamo con delle carte. Dei Dragon Ball, quelli dell'anno scorso, molto professionali, è perché come oggi vi ho fatto vedere delle carte nuove che hanno soltanto 3 giorni live, beh, oggi vi faccio vedere queste per passare un po' di tempo con voi, ragazzi. Abbiamo Whis 550 e 510, uno di difesa e l'altro di attacco, forma tipo abbiamo altro 90 attacco, cioè difesa 160 di presupposto di combattimento Vegeta, bonus 20, l'altro era bonus 5. Vedo, guarda che bella pausa. Sto andando veloce perché ho perso un po' di tempo. No, perché prima mia mamma mi ha chiamato e quindi abbiamo fatto tutto, quindi ho perso un po' di tempo. 170-170 di difesa, bonus 10 nella sua posa, tipo da tirare fuori la spada, Trunks. Poi abbiamo un altro Whis con l'ombra e la scritta di 550 e 500 di attacco e difesa, uno quello di 550 attacco e l'altro di difesa, bonus 5, è bellissimo, l'altro è bonus 10, Trunks, e l'altro è bonus 20 di Vegeta. Poi Gohan, forma studioso, 140-130 di difesa, 1,40 di difesa e 30 di difesa, 1,40 e l'altro 1,30, bonus 20. Poi c'è Vegeta con questi simboli giapponesi, da qua sembra un androide perché ha il numeretto nell'occhio, sembra. Che ha bonus 20 e 1,80 di attacco e 1,60 di difesa. Abbiamo Goten, che poi mi sembra che lo troviamo doppione. 110-110 tutte e due di difesa e attacco, bonus 20. E nella sua posa tipo, wow, tipo tira fuori il muscolo. Poi abbiamo Goku nella forma difesa, con 270 di attacco e 290 di difesa, bonus 10. Come vi ho detto, doppione Goten, se vuoi ve lo scambio, come volete alle fiere. Vegeta, 1,80 di attacco e 1,60 di difesa come il precedente, nella sua forma tipo d'attacco, tipo voilà, e bonus 20, vedete? Bonus 20. Abbiamo Trunks con i simboli giapponesi nella sua forma d'attacco, con 180 di attacco e difesa, 1,50 ora a brevio, bonus 20 a brevio, perché sennò ci mettiamo tantissimo e vi devo dire anche delle cose. Poi Goku Black Goku come preferite, anche lui con i simboli giapponesi nella sua forma tipo d'attacco, 2,70 attack e 2,60 dif. Bonus 10, poi carta scontro, Goku Black o Black Goku, rosé o rosa, come volete, versus Goku Super Saiyan Blue, o Super Saiyan God Blue, come preferite, anche lì. Poi Gohan come tipo Whis, con la scritta all'ombra blu, bellissimo se lo metti con Junior, brillante blu. Volevo dire argento, bellissimo. Attacco 1,30 e diff 1,20, bonus 20. Hai visto che capi? Goku, bellissimo anche qui nella sua posa tipo ti schiaccio. 1,80 attacco e diff 1,60 e bonus 20. Ora posso andare con tutta calma perché mancano poche carte, 3, 2. 3 o 5. Piccolo, attacco 130, difesa 130, bonus 20. Bello, tipo nell'aria, non c'è preoccupazione. Poi eccolo, Zamasu, con bonus 5, attacco 380 e difesa 400. Sta sferrando un bellissimo attacco che l'ho visto proprio nel cartone, nel telefilm. Questo lo voglio lasciare per ultimo proprio. Poi abbiamo Hit con 490 di attacco e 500 di difesa, bonus 5. E l'ultimo, Vegeco Giovanni, che ha
attacco 410, difesa 400, bonus 5. Ora vi devo dire delle cose. Devo ringraziare quelli che mi hanno lasciato i commenti, un commento per ora, forse anche altri. Cioè, per ora ho letto soltanto uno, vi avrei promesso che li leggevo tutti, ma non avevo tempo. E devo ringraziare per ora Sofia Migno. Ciao, grazie Sofi, e ci vediamo lunedì. Perché, come potrete sapere, cioè, ve lo racconto io ora, siamo nella stessa classe. Vabbè, dai, ciao, ci vediamo domani, oppure a dicembre, perché mia madre me lo ridà il telefono a dicembre. Oh no, non è mia madre, è un'altra persona. No, scordatevi queste parole. Cioè, posso prenderlo a dicembre. Quindi ci rivediamo a dicembre. Ciao, raga.